Questa action cam costa 29 dollari. Hi there, how's it going? Welcome back into my channel, io sono Mr. Nobody. Cominciamo con quello che vi voglio raccontare oggi, ovvero che sono super duper contento. Perché sono stato scoperto. E che cosa intendo quando dico che sono stato scoperto? Che finalmente i siti cinesi matti hanno trovato la mia mail. Infatti qualche mese fa mi ha scritto Jadalin, che non credo sia il suo nome, dicendomi: ciao, sono Banggood, che è una sorta di Amazon cinese, se non lo conoscete insomma. Chi li vuoi dei prodotti e te li spediamo a casa? Certo, e volevo solo controllare, ma mi sa che si chiama davvero Giada qualcosa. Sì sì, Jadalin. Per cui in questo velocissimo video voglio condividere con voi questi miei acquisti matti dalla Cina. In realtà non sono troppo matti, ho cercato di prendere delle cose che fossero inerenti a quello che faccio online e che fossero utili per me. Ma non preoccupatevi che sto aspettando un altro ordine, questa volta di cose molto matte, sempre dalla Cina. Direi di poter cominciare con questa cosa. Dunque, direi di cominciare con lui, uno zainetto imbottito. Non avevo nessun tipo di contenitore per macchina fotografica, lenti e tutte le cose legate alla camera. Per cui mi sembrava più che doveroso prendermi un mini zainetto imbottito per contenere tutte le cose. Ma fatemi spiegare meglio. Adesivi Banggood. Fatemi cambiare visuale. Non è molto grande, ma è quello che cercavo. Grande una spanna e alto poco di più. Verde fluo perché mi fa impazzire. E in più dentro ha tutti questi scompartimenti intercambiabili con il velcro, in cui ci puoi infilare l'obiettivo, qua la macchina fotografica, eccetera eccetera. E in più è tutta questa serie di taschine in cui ci puoi infilare cavi, cavetti, schede SD, eccetera. Ah, un piccolo appunto su questa cosa prima di continuare. Sarà una review o un unboxing completamente oggettivo, nel senso non è che perché me l'hanno mandata devo parlarne bene per forza. Anzi, se fa schifo l'oggetto ne parlo male. E se effettivamente invece è utile e funzionale, in questo caso questo zainetto qua è super comodo. Adesso che c'è anche uno spazietto qua per il Gorilla Pod, è verde fluo e poi è super comodo, me lo sono portato in Italia e ha fatto il suo dovere. Non sarà troppo bello messo sulle spalle perché siamo una borsetta, perché è davvero piccolo. Però se te lo tieni in macchina, lo lanci eccetera, la roba rimane intatta perché è bello spesso. Dunque continuiamo. Seconda cosa, ah, questo non l'ho ancora aperto, nel senso che l'ho solo tirato fuori dalla scatola, ma non l'ho ancora aperto neanche io. È un caricabatterie con 4 uscite USB. E dovrebbe avere anche 4 prese, sì. Europa, UK, Australia e USA. E invece no. Non capisco. E in realtà all'interno trovate solo quello americano, questo qua, e un adattatore per prese italiane. Però, signor Banggood, se mi metti 4 adattatori all'interno della scatola, devo trovarli. E in realtà no. Vabbè, ma non niente male comunque. Potete immaginare il motivo per cui l'ho comprato, è semplicemente perché è molto utile quando viaggio, ci posso attaccare 4 cose contemporaneamente USB e caricarci quindi qualsiasi cosa, perché ormai tutto ha una presa USB. Detto ciò, passiamo alle cose un po' più croccanti. Siccome la mia fotocamera è una 700D della Canon, fa schifo in condizioni di bassa luminosità, ho deciso di farmi inviare un faretto con una matrice da 176 LED. Che dice? Alimentabile a batteria o con plug o con la presa, che sicuramente all'interno di queste cose qua non ci sarà mai perché non c'è spazio. No, non c'è proprio niente. Per cui all'interno c'è questo faretto con la sua, chiamiamolo, velina. Una velina per poter cambiare la temperatura del colore. Damn it. Sì, questa è una cosa molto simpatica. Questi sono dei punti a tuo favore, Banggood, perché non me l'aspettavo. E il problema è che come lo attacco? Anche manopolina per regolare l'intensità, simpatico. Lo slot per la batteria. E la batteria non c'è all'interno. E io quindi come lo faccio funzionare questo coso? Avrei dovuto controllare meglio forse prima di ordinare tutte queste cose qua. Per cui niente batteria, però c'è il suo supporto per attaccarlo sulla slitta del flash della macchina fotografica. Però sembra piuttosto solido, non è la solita baracchetta cinese. Sì. Quarta cosa, questo mi ero completamente dimenticato di averlo acquistato, l'avevo lasciato qui a Nottingham. Potete già immaginare che cos'è. È semplicemente una staffa che mi permette poi di attaccare da una parte. Vediamo se riesco a farvi capire che cosa voglio fare. Insomma, un accrocchio per montare da una parte il faretto LED e dall'altra il microfono, in modo che così io possa andare in situazioni anche di scarsa luminosità con un buon microfono e un faretto LED per illuminare la situazione, insomma. Ah, prima di continuare con il quinto prodotto, se non sbaglio, che mi sono fatto inviare, mi sono dimenticato di farvi vedere questa cosa. Ovvero c'è una sorta di copertura per lo zaino, per poter renderlo completamente impermeabile.
A questo punto siamo arrivati al quinto oggettino che mi sono fatto mandare. Dico oggettino perché è sempre rimasto davanti ai vostri occhi tutto questo tempo, ed in realtà anche in tutti i video che avete visto nelle ultime 5 settimane sul canale. Ovvero questa cosa qua. Un polarizzatore, un filtro polarizzatore. Non so se siete riusciti ad apprezzare la differenza, però è piuttosto evidente, quantomeno ai miei occhi. Per chi non sapesse cosa fossero questi simpatici amici, i filtri polarizzatori, spiegato in maniera più semplice possibile, sono dei filtri, delle lenti applicabili sopra la lente della macchina fotografica che vanno a eliminare delle radiazioni elettromagnetiche. Però spiegato ancora più in maniera semplice, con un esempio pratico. In base a come noi polarizziamo la lente andando a utilizzare questa ghiera, possiamo andare a eliminare completamente la luce riflessa sull'acqua. Ovvero avere un lago, un mare o qualsiasi tipo di superficie di acqua trasparente e non bianca o con il riflesso del cielo, insomma, ci si può vedere attraverso. E senza polarizzatore sarebbe impossibile. Oppure, come nel mio caso, vivendo in Inghilterra, c'è sempre questo cielo che è piuttosto strano, ovvero che c'è sempre una luce troppo bianca dovuta alle nuvole che sono sempre presenti nel cielo, va a renderlo un pochino più terso e ve lo satura un pochino, per cui risulta un po' più forte il blu. Penso di essermi spiegato nella maniera più semplice possibile, però è davvero un oggettino molto 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 utile, soprattutto per le riprese all'aperto. In questo caso l'interno era solo per farvi vedere la differenza, che è comunque apprezzabile perché rende i colori un pochino più cicciotti. Per farvi vedere il sesto oggetto che mi sono fatto spedire, però mi devo muovere all'interno di casa mia, perché come vi dicevo, queste cose mi sono arrivate un mese e mezzo fa, due mesi fa, perché prima volevo provarle prima di raccontarvi qualcosa e dirvi se sono funzionali, ne vale la pena oppure fanno schifo. Come sapete, qualche mese fa mi sono trasferito in questa nuova casa. Tutto perfetto, tranne che in bagno era rotto il sostegno per il doccino, il telefono della doccia, insomma. Era completamente rotto. In realtà proprio inesistente, non c'era. Per cui mi sono fatto spedire lui e sono due mesi che gli è attaccato. Ovvero un porta doccino a ventosa. E fa il suo lavoro. Non pensavo, pensavo fosse la solita classica cinesata che tu attacchi e si stacca dopo un secondo. Ma no, sono due mesi che gli è attaccato. Senza aiuto di silicone o cose del genere, eh. La mia vicina è simpatica, una signorotta di 75 anni. Dicevo, e siamo così arrivati all'ultima cosa e il pezzo forte. Questa action cam costa 29 dollari, che sono una cosa come 27-25 euro. Non so come sia possibile. Facciamo un velocissimo unboxing della signora e poi vi racconto qualcosa. Perché l'ho già provata e ne sono rimasto piuttosto colpito. Scatola. Action cam con il case e schermo LCD da 2 pollici, ma poi vi racconto tutto. Qui dentro cosa abbiamo? Uno e due. Sono delle fascette e un gancio in acciaio che non so che cosa serva, e le istruzioni. E in realtà all'interno c'era anche il cavo USB per collegarla al computer. Nell'altra scatola, questa l'ho ancora aperta. Abbiamo un po' di simpatici supporti. Uno, due, bello questo. Tre, bellissimo, questo non l'avevo visto, per attaccarlo al cavalletto. Bellissimo. Un adesivo e questo qua. Fatemi semplicemente dare qualche informazioncina tecnica a proposito di questo aggeggio e poi vi faccio vedere qualche filmatino che ho fatto nei giorni scorsi. Uno, che è una cosa che apprezzo tantissimo, schermo LCD da 2 pollici, non è touch, però è comunque utilissimo per vedere cosa stai facendo e per navigare all'interno delle opzioni. 720p 30fps, 1080p 30fps e poi c'è scritto 4K, ma inutilizzabile perché lo fa a 10fps e quindi vomitereste o vedreste tutto a scatti. Fatemela accendere così vi faccio vedere come registra e come si sente l'audio di questa signorina qua. Dunque, in questo momento sto registrando a 1080p 30fps, perché come vi dicevo prima il resto è inutilizzabile, mi riferisco a 4K. E come vi stavo dicendo, l'ho utilizzata un po' nei giorni scorsi e non è niente male, perché anche in situazioni di scarsa luminosità come casa mia, in questo caso l'unica fonte di luce che abbiamo arriva dal bagno, si comporta piuttosto bene. Naturalmente tutto questo rapportato al prezzo che ha. Non ha di certo la qualità o la nitidezza di un'immagine fatta con un action cam che costa 15 volte di più, però ricordiamoci che questa cosa costa 29 dollari. E se non avete troppe pretese, tira fuori delle immagini che sono assolutamente decenti. Fatemi spendere ancora due parole a proposito di questa action cam, che non ha un nome, si chiama HD 1080p. Ha anche wifi, per cui si riesce a connettere con l'app che mi sono appena scaricato. L'app si chiama Ads iCam, che è super duper easy da far funzionare, che è la copia identica di quella della GoPro, per cui voi potete tranquillamente vedere, con un minimo di delay naturalmente, quello che la fotocamera vede sul vostro smartphone. È pazzesca questa cosa. Bellissimo, si possono anche scegliere le varie impostazioni per il white balance. Si possono anche vedere i vari file registrati con l'action cam
e addirittura editarli. Fichissimo. In più, vari tasti per muovervi all'interno del menu. Il tasto registra o ok e il tasto impostazioni e accendi spegni. Niente male. E direi che a parte lo sportellino dello slot per la batteria, una volta tolto si perde in 2 secondi, per cui avrei preferito una cosa che me lo tenesse attaccato qui. Non ci sono lati negativi, nel senso che per forza di cose il 4K fa schifo perché è 10 fps, il rumore dell'immagine si vede palesemente, non è assolutamente nitida e la qualità è un po' quella che è. Però, se non avete nessun tipo di pretesa e volete semplicemente farvi il filmatino con gli amici e andarci in vacanza per andare a fare un po' di riprese subacquee, attaccarla alla moto, alla macchina o farli stupidi senza spendere una vagonata di soldi, non è niente male. E direi che con questa action cam qua ho concluso questa mia review di prodotti matti cinesi inviati da Jadalin di Banggood. Noi a questo punto ci vediamo mercoledì e sabato sempre alle 11 con altri video. That's it, take care and see you later. Ciao. In tutto questo video poi mi sono dimenticato di far vedere un'altra cosa che mi hanno inviato, ovvero questa, un astuccio porta schede SD. Bello robusto, senza nessuno slot però. Bene. Vabbè, ci metterò l'hard disk da una parte e delle schede SD a caso in questa cerniera qua. Ci vediamo al prossimo video. Ciao.